Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 10 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. La forza della Luna è la vostra contro tutti. La Luna nel vostro segno è sempre dominante, come del resto siete voi, anche in situazioni ritenute ingestibili. Come quella odierna, per esempio, sotto il tiro incrociato di Saturno e di Urano, che vi danno sfacciatamente contro, minacciando non solo la vostra sicurezza, ma anche quella del mondo. Difficile mantenere la postazione raggiunta con il partner che tiene il muso, il socio che non collabora e il capo che cambia idea ogni 5 minuti, ma con la vostra forza di carattere e il supporto di un vero amico ce la fate anche stavolta. Complimenti alla fiducia in voi stessi e all'ottimismo che non abbandonate mai, nemmeno nei momenti tempestosi. Come il buon capitano non lascia mai la sua nave, tagliando l'onda e al bisogno correggendo la rotta per condurla comunque in porto. Un rapporto profondo, disinteressato, aperto a sacrifici e ad un equilibrio radicato e profondo. L'amore che è nato, o sta per nascere, potrebbe essere solido e maturo, responsabile. I single beneficeranno di un periodo di riflessione molto fruttuoso e non è escluso che al termine del quale potrebbero essere interessati ad incontri importanti. Meglio essere sinceri ed esternare il vostro modo di pensare con lealtà e trasparenza piuttosto che abbandonarsi a inutili gelosie. Le scenate non fanno bene e non vi giovano. Per niente. Lasciate perdere quella persona particolarmente pettegola, spettegola di tutti e vi mette in situazioni imbarazzanti. Piuttosto sorridete a tutti e siate amici con tutti. Non avere fretta in amore, aspetta che maturino i tempi. I nati di giovedì sentiranno molto gli amici essere vicini. Se avete qualche dubbio circa il vostro passato, mettelo da parte, ora avete l'opportunità di costruire un futuro sicuramente migliore. Tutto ciò che farai con gruppi, clan, comitive o amici, andrà benone. Con colleghi e amici passerai ore molto piacevoli. Buone notizie. Non essere troppo esigente con te stesso, liberati dei falsi preconcetti e vivi i tuoi giorni con tanta fiducia. Evita di dire ciò che pensi senza prima riflettere. Eros accesissimo. Molto bene sia gli amori seri che i flirt. Sarai attraente e mondano. Possibili nuovi incontri, improvvisamente compariranno nella vostra vita persone nuove ed originali a cui sarà difficile resistere. Almeno per il momento. Oggi dovrete davvero fare esercizio di pazienza per sopportare una persona che può essere un collega o un parente. Meglio essere diplomatici in modo da non compromettere i rapporti. Non fatevi prendere dallo sconforto se avvertite sentimenti contrastanti verso una persona che secondo voi vi stia facendo soffrire senza motivo. Un pizzico di concretezza e di buon senso vi suggeriranno il comportamento più giusto per rilanciare un rapporto sentimentale che è parzialmente in crisi. Lo stress accumulato in questi giorni potrebbe farsi sentire in questa giornata, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando sarà più complicato carburare e mettersi al lavoro con lucidità. Oggi, desiderate aiutare più gente possibile, ma non disponete dei mezzi per fare un buon lavoro. Siete sotto una configurazione planetaria positiva con Venere in Ariete che continua una lenta azione di transito volta a rafforzare la sicurezza in voi stessi e la consapevolezza nelle vostre possibilità, se siete nati in luglio. Rischiarati da un benefico ottimismo, camminate animati dal vostro più radioso entusiasmo. Definitivamente allontanate le turbulenze dei giorni scorsi, è giunta la quiete dopo la tempesta, ora rimettete in atto la linfa vitale, quel ribollire fecondo dello spirito che è la componente essenziale del vostro carattere fiero e audace. Intanto Venere fa risplendere la vostra forma psicofisica, mentre il carisma si innalza alle stelle. Adesso inizia il periodo della riscossa. Questo è un cielo talmente importante e forte che ci sarà una crescita spirituale e concreta rispetto a traguardi da raggiungere a breve termine. Se qualche settimana fa eravate dubbiosi perché pensavate di non farcela, adesso ritrovate fiducia e forza. In questa giornata, avrete sicuramente la possibilità di comprendere alcune situazioni, che prima vi sfuggivano a causa della vostra eccessiva preoccupazione su futilità della vita.
Avrete modo di analizzare alcuni rapporti, alla luce di una ritrovata armonia e questo sarà senza dubbio una bella scoperta. Non ponetevi in modo inappropriato, di fronte alle difficoltà, perché sapete superarle. Iniziate la settimana con la bianca signora nel vostro segno, cosa che dovrebbe apparirvi promettente. Invece, sotto il tiro incrociato di Saturno all'opposizione e della coppia Sole-Urano allo zenith in quadratura, siete irritabili come un filo ad alta tensione, basta toccarvi per prendere la scossa. Amore ed Eros. Partner immosonito, ma forse non a tutti i torti, la vostra pretesa di dirigere il gioco come un burattinaio mal si combina con la vita di coppia che dovrebbe essere imperniata sulla parità di diritti e doveri. Vero che il vostro segno corrisponde al re della foresta, ma voi non siete il re della coppia, re e regina siedono sullo stesso trono e si scambiano responsabilità e impegni. Cari Leone, siete in una fase di grande cambiamento, soprattutto sul piano lavorativo. Dovete valutare attentamente cosa fare, soprattutto se siete giovani e state costruendo il vostro futuro. Alcuni di voi invece sono stanchi della solita routine e vogliono rimettersi in gioco. Fase di recupero in amore. La routine vi va stretta e alla lunga porta con sé più noia che certezze. Cercate nuovi canali di espressione, seguendo i validi consigli di amici in comune con il partner. Ne trarrete beneficio. State vivendo l'amore come uno splendido giardino odoroso dei fiori di primavera illuminato da toni caldi, accesi, non di rado sgargianti. E qui voi potrete cogliere, se lo vorrete e se festeggiate il compleanno in agosto, delicate, nuove fragranze, coltivare le soddisfazioni di recenti successi o, ancora, dedicare le vostre prodigiose cure a sentimenti radicati. Lavoro e denaro? Nervosissimi, a girarvi a largo non solo il partner e i soci, perfino il vostro capo, che dovrebbe esercitare il proprio potere anche su di voi, ma messa a tacere dal vostro sguardo belligerante preferisce rimandare le rampogne a una giornata più tranquilla. Peggio ancora se il capo siete voi, poveretti coloro che dovranno obbedire ai vostri ordini, soprattutto perché cambierete idea ogni 5 minuti. Inizierete la giornata con un atteggiamento positivo, difficilmente troverete qualcosa che non va nel vostro lavoro. I progetti vanno per il verso giusto e voi potreste annoiarvi per quanto vi sentirete realizzati. Galvanizzati da Mercurio e Venere, che vi portano nella loro fucina per saggiare quanta voglia di fare realmente c'è in voi, vi servite dell'intuizione che vi suggerisce le mosse razionali per conquistare, con intelligenza e intraprendenza, meritate posizioni di prestigio. Benessere. Nervosismo, mal di schiena, mal di testa, bruciore agli occhi e chi più ne ha, più ne metta. Che idea balzana inventarsi tanti malanni solo per farsi coccolare. Solo che voi non ve li siete inventati, li avvertite davvero, ora in un punto, ora in un altro, quando la mente non è serena anche il corpo tiene dietro. Ti senti un po' meglio oggi. Le cose sono più stabili, a livello emotivo. Per una volta, non ti senti come se gli altri intorno a te stessero distruggendo tutte le tue energie. Stai concentrato il più possibile. Per lei, con voi il vostro lui ha poco da scherzare, avanti di questo passo si troverà di fronte a un bel colpo di scena. Tra gli amici di famiglia ce n'è già un paio che vi lanciano occhiate languide, perciò si regoli per tempo. Per lui, anche se il vostro mondo oggi sembra andare a rotoli, sentite di potervi fidare, in primo luogo di voi stessi e della vostra forza interiore, quindi di qualche buon amico, quelli che si conoscono da sempre e non tradiscono mai. Colore delle emozioni, giallo paglierino. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 5. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.